sindacato il Sistri. Ma io voglio ricordare a chi l'ha inventato che non siamo stati noi a creare la terra dei fuochi, non sono le imprese che sono qui a aver creato la terra dei fuochi. Parla sul microfono. Noi ci siamo perché vogliamo la compensazione fra crediti e debiti con la pubblica amministrazione. E non che se sei un debitore sei perseguitato dalle ganasce, dalle sanzioni, dal blocco del DURC. E se invece sei un creditore, aspetti. Noi ci siamo perché le banche tornino a fare le banche, non facciano altro in questo paese. Noi ci siamo per questo. Perché la liberalizzazione non significa togliere la libertà di scelta dei consumatori, non significa per esempio per i nostri carrozzieri diventare meri prestatori d'opere delle assicurazioni. E noi non diciamo ai nostri giovani che non sono ambiziosi e che vogliono stare a casa, no! Noi diciamo ai nostri giovani che vogliamo realizzare le loro ambizioni, vogliamo che il mondo dei piccoli diventi un posto dove i giovani possano lavorare. Questo è il messaggio che dobbiamo dare. Siamo un grande popolo, siamo una grande forza, un meraviglioso popolo dove anche i pensionati si mettono a disposizione per insegnare i mestieri, per fare i trapassi di azienda. Siamo un grande popolo, ricordiamocelo. Noi ci siamo, vogliamo contare anche in Europa, perché in Europa deve valorizzare le nostre produzioni nazionali. Noi sappiamo fare, noi siamo gli originali del Made in Italy, quelli che tutti vogliono copiare. Quindi basta sgambetti alle imprese, basta sgambetti, non meritiamo questo. Noi non abbiamo perso la speranza, abbiamo perso la pazienza, non siamo sereni, siamo incazzati. E la politica ci ha deluso. Ma nonostante tutto siamo qui per sostenere l'Italia. Questa manifestazione è un evento storico, lo dovranno ricordare, la politica ne deve tener conto, deve rispettare il nostro mondo e dare il dovuto riconoscimento alle nostre ragioni. E per questo bisogna rilanciare gli investimenti e bisogna rilanciare i consumi, allentare il patto di stabilità per realizzare quei lavori immediatamente cantierabili, utili a riqualificare il nostro territorio che è martoriato. Bisogna far partire gli investimenti privati. Pretendiamo di essere presi in considerazione, pretendiamo che siano valorizzate le nostre competenze. Il futuro governo dovrà cambiare impostazione e proporre un progetto di crescita per il Paese, un progetto costruito sui punti di forza dell'Italia, e noi siamo uno di questi punti, con la nostra capacità di rischiare, di intraprendere, il nostro saper fare. L'Italia deve ripartire da noi, noi ci siamo, riprendiamoci il futuro. Grazie.